Conferenza stampa prepartita di Virtus Verona Triestina. Con Gigi Fresco e Juanito Gomez, Gigi, che partita domani ti aspetti contro una squadra ultima in classifica? Viene questa grande vittoria di Salò, farai turnover, è bella da giocare perché poi sono, no, quegli spartiacque importanti, no? Se dovessi vincere sarebbe tanta roba. Ma sarà una gara molto molto dura perché non c'è niente di peggio che affrontare un avversario che è molto più forte della classifica che ha. Ricordiamoci che una delle due o tre società che ha speso di più e hanno giocatori forti, finora non sono stati tanto squadra, ma ricordiamoci che Pordenone vincevano 1-0 fino al 91esimo, avevano preso due gol in 3 minuti. Perciò in più. Noi che siamo sempre dentro, che cambiano allenatore, la settimana che giocano con noi, è già la terza squadra, perciò una partita durissima. E questo ragazzo al fianco che ti sta dando tanto, però non sei ulteriormente assicurato, ma voglio sì. Guanito vive un momento magico, beh, lui ha fatto cose incredibili nel calcio in generale, vive un momento magico adesso, e, insomma, ci prendiamo un po' di merito che noi dello staff l'abbiamo portato a essere in forma top, diciamo così, anche a livello anche fisico. Ecco, perciò sono contento per lui, ma anche per noi che ci sta dando tanto. Guani, da dove arriva questo grande tuo momento, insomma, al di là dei meriti di quello staff? Niente, il lavoro e l'entusiasmo che abbiamo tutti quanti, sia lo staff sia i compagni di squadra che, nonostante il primo periodo difficile per tutti, abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre creduto e adesso è toccato a me ultimamente, a Mimmo, riuscire a segnare, a fare qualcosa di importante, ma spero che piano piano possa arrivare anche a tutti. Così possiamo continuare su questa strada che stiamo dando filo da torcere a tutte le squadre che incontriamo, senza essere inferiori a nessuna. Quindi se continuiamo così a divertirci possiamo fare molto bene. Da dove è nata la vittoria di Salò, Guani? Forse la più bella della stagione. Sì, a Salò siamo stati molto concentrati, molto sul pezzi, l'abbiamo preparata bene. E penso che gli episodi sono andati a nostro favore. La partita prima magari abbiamo sbagliato qualcosa sotto porta, invece a Salò abbiamo fatto gol, poi ci siamo difesi bene, quindi penso che questo sia lo spirito della Virtus, quella di non mollare, di essere concentrati. Se riusciamo a essere così possiamo fare punti. Gigi, quanto la fase difensiva ha originato tutto? Perché alla fine, insomma, il tuo marchio di fabbrica è quello rimane, no? Diciamo, come dicevo, che noi stiamo difendendo bene perché tutta la squadra difende bene. Guanito ha conquistato due o tre palle anche in acrobazia nella nostra area, una l'ha salvata Julian lì sulla linea e questo è importante, diciamo, no? Che tutta la squadra difenda bene. È chiaro che mi sembra che nelle ultime 13 gare abbiamo fatto 10 partite senza prendere gol, vero? Perciò è un numero altissimo, avendo affrontato squadre importanti come Pordenone, come appunto Salò e molte altre, insomma. Perciò credo che sia proprio tutto lì, che se una squadra ha equilibrio, no, una squadra ha equilibrio, poi adesso i gol ne stiamo anche facendo perché ci trasciniamo la prima parte che segnavamo poco, ma nelle ultime 10-12 partite abbiamo segnato anche un bel numero di gol, abbiamo vinto spesso di 2-0, 3-0, vero? Mi sembra che delle 6 vittorie fatte, 5 le sono state 2-0, 3-0. Quante volte pensi se avessi Zarpellone e Nalini sempre al 100%? Ma io dico che se noi avessimo la squadra tutta al 100%, no? E non aver vincoli di formazione, pare che abbiamo i giovani che sono bravissimi e che giocherebbero anche se non ci fosse la regola, ma non aver l'obbligo nel ruolo di mettere i giovani così, secondo me la nostra è una squadra fra le più forti del campionato, cioè giochiamo con tutti ancora più alla grande, se li avessimo tutti sembra che stanno bene. Come si batte la Triestina? Ti faccio l'ultimo. Ma la Triestina si batte giocando con molta attenzione, con molta umiltà e rispettandoli perché sono una squadra comunque forte, con dei ragazzi che hanno sofferto, ma che daranno il massimo, insomma, per far bene giustamente. Visto allora la situazione magari degli infortunati, com'è? E poi volevo chiederti, dalla parte finale di dicembre, quando avete trovato le vittorie lì, come ti sei spiegato un po' questo un po' saliscendi, diciamo? Beh, allora, fortunati,
C'è Emil principalmente da recuperare adesso, oltre a Gianmarco Beghello, che è una cosa un po' lunga, ma sembra che stia meglio anche lui e Turra, i due giovani. C'è Emil che adesso anche lui finalmente ginocchio comincia, è un legamento strano, esterno, che gli dà fastidio, sembra che vada meglio, perciò lì ci siamo. Poi da dicembre, il discorso, in realtà abbiamo fatto noi, insomma, abbiamo fatto bene secondo me, perché abbiamo fatto una gara che abbiamo preso un paio di gol fortuiti e questo ci ha condizionato, diciamo così. Poi abbiamo fatto pareggiato col Pordenone, vinto col Salò e la penultima lì che abbiamo perso in casa contro, dovevamo stravincerla contro, perciò è stata solo un'assenza di qualche risultato, però le abbiamo giocate bene come le altre, per conto mio, insomma. Che ti va dentro gol ti cambia tutto, no? Ok. E Juanito, sì, una considerazione sulla partita di domani, come la vedi, come si può affrontare per cambiare il trend negativo in casa, diciamo? Sì, praticamente giochiamo con una squadra come detto Gigi che è ultima in classifica, ma che a livello organico non è stata costruita di certo per queste posizioni. Loro hanno speso molti soldi e non hanno trovato l'inquadratura giusta. Due mesi fa c'eravamo noi ultimi in classifica e siamo riusciti a uscirne fuori. Quindi, come ha detto Gigi, con tanta umiltà, con tanto sacrificio, senza fare calcoli, ma andando in campo, dando il massimo e cercare di fare gli episodi nostri a favore, sia quelli contri, e saper soffrire quando ci sarà da soffrire, per portare a casa questi tre punti. Okay, grazie. Grazie mille. A posto.